dalla vela olimpica, amici sportivi, all'avventura in canoa. E questa è veramente una impresa, quella di Francesco Gambella. Non è nuovo a queste iniziative, è stato interprete di un percorso di 147 km, il periplo dell'isola d'Elba, intorno dunque a un'isola anche complessa da affrontare in canoa, ma tutto questo a favore dei dottori volanti, come vengono chiamati, di AMREF, che sono sempre in prima linea per portare in Africa una sanità, diciamo, gratuita e di grande qualità al servizio della gente. Dunque una bella impresa. Fra poco sentiremo anche in un'intervista il pensiero di questo avventuroso sportivo, Francesco Gambella, che ci ha dimostrato veramente come il mare, ma in particolare la canoa, un mezzo molto semplice, sia una metafora molto utile per utilizzare e per aiutare le popolazioni in difficoltà. Il periplo dell'isola d'Elba in canoa kayak, un progetto che ha grandi significati. Un grandissimo significato, 80 miglia marine da fare in due giorni, con diversi obiettivi. Il primo è il sostegno al progetto dei Flying Doctors di AMREF, che sono quei dottori che portano una sanità gratuita e di qualità in tutta l'Africa orientale. Poi un altro importante progetto e messaggio, un messaggio ambientale, grazie alla Federcanoa, che sta promuovendo appunto il progetto Italia in Canoa, ossia è una promozione ambientale lungo tutte le coste grazie ai propri iscritti, ai propri club affiliati. Ogni canoista sarà una vera e propria sentinella del mare, laddove vede, incontra della plastica in mare, ovviamente durante i propri allenamenti, durante le proprie manifestazioni, saranno i primi a raccoglierli e a portarli a terra. Sicuramente puoi raccontarci quello che è proprio lo stato delle coste, perché lo vivi a colpi di pagaia, quindi lentamente, quindi c'è un'osservazione diretta. Ecco, che cosa si osserva? Il kayak è un punto privilegiato per osservare la situazione del mare. Si riesce ad arrivare in posti dove con altre imbarcazioni non si riesce ad arrivare. Io ho fatto anche il Giro d'Italia in canoa e ci sono delle situazioni che non sono proprio positive per quanto riguarda l'ambiente e lo sfruttamento delle coste. Che cosa comporta una impresa, un'attività del genere rispetto alla consuetudine della pratica della canoa nello sport, nelle gare? Beh, è uno sforzo portato all'estremo, quindi non è il classico allenamento che puoi fare i 20 km, 30 km giornalieri, ha tanti fattori tra cui il meteo da giocarsi in due giorni, una strategia di gara, di impresa, mantenendo sempre come punto principale la sicurezza. Avventura da record, dunque quella di Francesco Gambella, che ricordiamo, pagaiando, ha voluto anche rappresentare l'impegno a favore dell'ambiente e soprattutto la presenza di Mare Vivo, un'associazione che opera da tanti anni a favore della difesa del mare, che ha voluto affiancare questa impresa che, ricordiamo, è durata due giorni, di Francesco Gambella, che ha avuto anche modo di osservare quelle che sono le coste e lo stato del mare in questo periodo stagionale, qualcosa di importante dunque anche da un punto di vista di osservazione scientifica.